diciamo. Oggi parliamo di ecografia. Innanzitutto bisogna dire che l'ecografia è una tecnica di imaging di primo livello. Questo vuol dire che è la tecnica di base più utilizzata nel caso il vostro medico sospetti che voi abbiate qualche cosa e che quindi debba indagare in un distretto anatomico interno del vostro corpo. E quindi voi adesso mi chiederete perché non usiamo solo l'ecografia? Beh, perché l'ecografia è vero che è una cioè, diciamo, una tecnica che utilizza gli ultrasuoni, quindi non nociva per l'essere umano, però d'altro canto dà un'immagine che ha una risoluzione spaziale o un contrasto peggiori rispetto a, per esempio, i raggi X, quindi la radiografia o la TAC o cose del genere. Oltretutto è una tecnica di imaging che si definisce operatore dipendente. Questo vuol dire che il risultato dell'ecografia dipende anche dalla bravura del tecnico che segue la radiografia e dalla bravura di interpretazione dell'immagine, cosa che per esempio per le altre tecniche di imaging non serve. Gli ultrasuoni utilizzano un range di frequenza che va da 1 a 10 MHz. Questo è il range di frequenza per scopo diagnostico o in generale scopo medico, più scopo di imaging, diciamo, tenendo in considerazione che la parte più bassa di questo intervallo, quindi diciamo da 1 a 3 MHz, è dedicato a immagini che vanno più in profondità nel corpo umano, ma con una bassa più bassa, diciamo, risoluzione spaziale, mentre la parte alta dell'intervallo, quindi dai 4 ai 10 MHz, è un intervallo utilizzato per avere un'immagine con una risoluzione spaziale più alta, perdendo in profondità, quindi il range di frequenze più alte è utilizzato molto per esami di superficie, come per esempio quello della tiroide, che mi pare utilizzi intorno ai 7,5 MHz, se non ricordo male. Ma come funziona? Il principio di funzionamento è piuttosto semplice. Utilizza questi ultrasuoni, in pratica c'è la sonda che genera ultrasuoni. Questi ultrasuoni vengono trasmessi all'interno del corpo. Alla prima interferenza, diciamo, faccia che gli ultrasuoni incontrano, gli ultrasuoni essendo onde meccaniche in questo caso, hanno il comportamento che ben conosciamo, quindi una parte verrà trasmessa oltre, una parte sarà rimbalzata indietro. Noi andiamo a leggere questo rimbalzo, o meglio l'eco, appunto ecografia. Quando quest'eco torna indietro, viene letto di nuovo dalla sonda, che funziona quindi sia da trasmittente che da ricevente, e poi viene trasformato in un segnale elettrico e si sviluppa l'immagine al computer, eccetera, eccetera. Ma come viene generata esattamente questa onda meccanica? Viene generata attraverso i materiali piezoelettrici, quindi all'interno della sonda ci sta questo cubetto, tra virgolette, di materiale piezoelettrico. Chi mastica un po' di fisica o di chimica saprà che vuol dire piezoelettrico. Per tutti gli altri vuol dire semplicemente un materiale che ha la proprietà di trasformare l'energia meccanica in elettrica e viceversa. In questo caso è un materiale al cui interno ci sono delle molecole, chiaramente, che agiscono come se fossero dei dipoli. E voi immaginate che normalmente questo materiale piezoelettrico ha questi dipoli che sono messi in modo molto disordinato. Quando io vado a far incidere su questo mio materiale un campo elettrico, le molecole si mettono tutte in ordine. Mettendosi in ordine rispetto al campo elettrico che io faccio incidere, si ottiene questa deformazione del materiale stesso. È una deformazione che in realtà noi non possiamo vedere a occhio nudo, perché si parla di una deformazione dell'ordine degli Armstrong, quindi veramente molto molto piccola, però abbastanza per generare quest'onda meccanica. Scusatemi, nel senso che nel momento in cui io vado a levare questo campo elettrico, il materiale tenderà a tornare nella posizione originale, originaria, che dir si voglia. Ritornando alla sua posizione iniziale, rilascerà energia sotto forma di onda meccanica, in questo caso ultrasuoni. All'inizio si utilizzavano materiali piezoelettrici naturali, poi con il corso degli anni naturalmente si è andato un attimo a sintetizzare la questione, perché è più facile avere materiali ricreati in laboratorio, no? E come si creano in laboratorio questi materiali? Anche qui il processo, da dire, è piuttosto semplice. Si prende un materiale, ad esempio il piombo zirconato di titanio, e si fa arrivare a una temperatura un pochino inferiore rispetto alla temperatura di Curie. Questa cosa è molto importante, perché se la portassimo sopra la temperatura di Curie, praticamente dovremmo buttare tutto, cioè perderemmo completamente ogni possibilità di far acquistare al nostro materiale proprietà piezoelettriche. Quindi prendiamo il materiale, lo portiamo a una temperatura appena al di sotto della temperatura di Curie, facciamo incidere un campo elettrico e poi raffreddiamo il
soprattutto. Noteremo che quando andiamo ad applicare per una seconda volta il campo elettrico, il materiale che è stato, diciamo, piezoelettrificato, si può dire, assumerà questa tendenza a deformarsi in base al campo elettrico applicato, eccetera, eccetera, eccetera. Il principio di funzionamento, come dicevo prima, è piuttosto semplice. Noi abbiamo la nostra sonda, questo è un esempio di sonda, e andiamo a far incidere all'interno della zona anatomica di nostro interesse quest'onda che andiamo a generare con questo tipo di meccanismo che abbiamo descritto poco fa. Noi, come dicevo prima, andiamo a leggere l'ecografia, l'eco, nel senso che andiamo a valutare quanto tempo ci mette il nostro impulso di ultrasuoni a tornare indietro, sapendo la velocità alla quale gli ultrasuoni si propagano all'interno dei tessuti. In generale, ad esempio, per i tessuti soffici, tessuti molli sarà, la velocità è intorno ai 1540 metri al secondo. Naturalmente varia in base al tipo di tessuto, ad esempio all'interno dell'osso praticamente si bloccano, cioè non riesce a leggere oltre l'osso. E altresì bisogna dire assolutamente che gli ultrasound non vanno affatto d'accordo con i gas e con l'aria, ad esempio, più che altro perché c'è un'impedenza altissima quando si scontrano con l'aria, ed è per questo che l'ecografia non si può fare per i polmoni, perché i polmoni sono pieni di aria. E se tu vai a fare un'ecografia all'interno dei polmoni c'è un'impedenza altissima e tu non leggi, cioè non vedi proprio niente. L'onda che poi va a propagarsi all'interno del corpo umano è un'onda longitudinale, non trasversale. Questo vuol dire che ci sarà una zona di compressione, una zona di espansione, compressione, espansione, cioè si muove in questo modo. Questo perché in generale i tessuti biologici si comportano rispetto agli ultrasuoni come se fossero dei fluidi e quindi non sono proprio in grado di supportare un'onda trasversale. Anche in questo caso, quando l'onda, in questo caso degli ultrasuoni, va a interagire con il tessuto, con i vari tessuti, possono accadere le solite cose. Abbiamo l'assorbimento, la rifrazione e la riflessione. Mi sbaglio sempre perché rifrazione sarebbe trasmissione, no? Quindi ci sarebbe l'assorbimento, lo scattering all'indietro e la trasmissione oltre il tessuto. Chiaramente tutto questo in base al tipo di tessuto e alla frequenza che abbiamo scelto, cioè la frequenza di generazione di quest'onda di ultrasuoni. Una cosa molto importante da ricordare è che qualunque tipo di tessuto noi stiamo andando a investigare ci sarà sempre un'attenuazione e che all'interfaccia, quindi la parete che c'è fra un tessuto e l'altro, c'è un'impedenza acustica. L'impedenza acustica può essere definita come la resistenza intrinseca all'interno di un materiale a resistere al passaggio di questi ultrasuoni. L'impedenza è come per dire quanto l'onda è ostacolata a passare all'interno di quello specifico tessuto. Nel caso delle onde meccaniche, in questo caso ultrasuoni, valgono le leggi di Snell, ok? Questa è una cosa molto importante perché attraverso le leggi di Snell, che adesso non vi sto a dire, però insomma sapevatele, perché attraverso le leggi di Snell arriviamo a capire il concetto di riflessione, che ci aiuta a capire perché gli ultrasuoni non passano all'interno dell'aria, ad esempio. Cioè non è che non passano, però quando si trovano a un'interfaccia con l'aria c'è una riflessione totale. Quindi abbiamo detto che andiamo a leggere l'eco che torna indietro dal tessuto e abbiamo detto che c'è sempre un'attenuazione. L'attenuazione in questo caso, cioè si parla di attenuazione nel tempo, perché si parla appunto di delay dal momento in cui io invio l'impulso di ultrasuoni al momento in cui io lo ricevo indietro. Quindi quello che si può fare è cercare in qualche modo di attenuare questa attenuazione, non si può sentire, però insomma cercare di evitare che l'eco sia troppo abbassato, attenuato, e questo si può fare tramite la time gain compensation. Lo so che non so parlare inglese, però io almeno non ho la cittadinanza inglese. La time gain compensation è una compensazione che si fa a livello di guadagno di tempo, proprio tradotto letteralmente, per evitare che ci sia un'attenuazione troppo forte nel corso del tempo. Però bisogna stare attenti a non aumentare troppo la time gain compensation, perché quello che si può avere di contro è che andiamo a leggere un eco prima del dovuto, magari andiamo a leggere l'eco 2 prima dell'eco 1 e quindi l'immagine che poi otteniamo è sbagliata. Ora parliamo di cose un pochino più difficili, andiamo proprio dentro il discorso, dentro la sonda, andiamo a vedere cosa c'è nella sonda, perché abbiamo questo materiale piezoelettrico. Il materiale piezoelettrico è messo a fianco a uno strato che si chiama baking, che mi ricorda molto qualcosa tipo le torte. Ho fame. Il concetto è questo: noi abbiamo bisogno di un impulso. Se noi non avessimo il baking layer, quindi lo strato di baking, non otterremmo l'impulso perché avremo una risonanza continua nel tempo. Invece con il baking noi siamo in grado di fermare a un certo punto questa risonanza e far durare questa risonanza il tempo di un impulso che
di solito, se non sbaglio, è tra 1 e 5 microsecondi. Difatti, questo strato di baking determina anche la banda dell'impulso. Quindi abbiamo detto, c'è questo strato di baking, c'è il traduttore, quindi c'è il materiale di piezo elettrico, di fianco c'è un layer, quindi sempre uno strato di materiale che serve per fare l'adattamento. Si può chiamare proprio strato di adattamento. Perché questo? Per fare in modo che sia più semplice trasportare quest'onda meccanica dalla sonda al corpo. E riguarda sempre il fatto dell'impedenza, quindi per fare in modo che questa impedenza non sia troppo alta, per abbassarla un pochino ci si mette questo strato, che di solito dovrebbe essere come minimo di circa lambda mezzi di spessore, anche se lo spessore ideale è stato visto essere da lambda quarti. Se mettiamo questo spessore a lambda quarti, la sonda è più ottimizzata per quanto riguarda proprio questo adattamento di impedenza. L'ultima cosa che ci resta da vedere sono le tre modalità in cui può esistere l'ecografia, quindi A-mod, B-mod e TM, oppure solo M-mod. La prima sarebbe amplitude mod, quindi la modalità in ampiezza, che è una rappresentazione monodimensionale che ad oggi è in disuso. La seconda, che invece è quella più utilizzata, è la brightness mod, quindi la modalità in luminosità. Questo vuol dire che a ogni ampiezza dell'eco di ritorno, cioè di ogni eco di ritorno, viene associato un punto di grigio che poi tramite computer viene ricostruita l'immagine finale. La B-mod può essere refresciata nel tempo, però va a catturare un singolo istante di tempo, quindi un singolo intervallo in qualche modo, mentre la TM o M-mode sarebbe la time motion or motion mode. Praticamente è la versione B però ripetuta nel tempo. Effettivamente questa secondo me è la più difficile da capire ed è utilizzata ad esempio per vedere le valvole del cuore e cose del genere. L'ultima cosa da dire, ritornando sempre dalla sonda, è l'ultimo elemento che troviamo presente all'interno della sonda, cioè in realtà subito fuori, se ci fate caso, c'è una specie di vetrino. Quel vetrino è una lente. Tramite quella lente si riesce a fare un focus su una certa distanza, una certa profondità che può essere più di nostro interesse. Bene, questi erano praticamente il minimo indispensabile da sapere rispetto all'ecografia. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia utile. Vi ricordo di condividere se volete, l'interazione aiuta tantissimo il canale ad andare avanti. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Io sono Eliana e questo è To the Science and Beyond.